Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Succedono tutte a me. Siamo qui col primo video dei risultati del Fantacalcio. La scorsa giornata era andata così. Fischia Doveri. Va Jovic! Perin intuisce! Arriva la palla centrale, colpo di testa da parte di Kipro Vedel! Sozza guarda l'orologio! È gol! Attacca il Toro. Palla nello spazio geniale, Vlasic! Cross in mezzo, Giroud! Lancio del Pitbull a cercare Arnautovic, un ottimo pallone. Arnautovic salta il portiere con il sinistro, la mette in porta. Metri da percorrere, adesso di metri da percorrere ne Arnautovic che va centralmente. Arnautovic punta Drongoski e lo batte. Il risultato è questo. Data molto male, e soprattutto partiamo dalle cose negative, continuiamo con le cose negative, Handanovic e i tre gol subiti. Per Leao che calcia! Mette dentro il pallone per Giroud! Leao! Pinamonti. Andiamo a vedere. Dentro per Pinamonti che entra in aria, sterza sul destro, calcia! E poi se andiamo a vedere la panchina. Ho lasciato in panchina. Lo metterò qua. Ho lasciato in panchina Pereira. Pereira in panchina. Un gol e un assist contro la Roma. 5-0. Troppo, troppo pesante. Subito alla prima giornata del Fantacalcio. Però, c'è un però. Dopo aver fatto vedere tutti i voti dei miei giocatori e dei suoi giocatori, sfiga incredibile. Andiamo a vedere questa giornata. Ho giocato contro Kvaradona, la squadra che aveva vinto la scorsa giornata per 3-2. Magari metto qualche risultato qui da qualche parte. Inizia la giornata subito, c'era Napoli Spezia. Si inizia con questo. Poi lascia lì per Di Lorenzo, non c'è spazio per calciare. Kvaratskhelia! Rientra su Ampadu due volte, tre volte. Kvaratskhelia! Trongoski c'è. E per fortuna ne ha sbagliati tre, perché sennò qui Kvaratskhelia 6,5 per lui. Poi il nostro portierone che ci ha salvato la giornata. In area Vlasic! Handanovic! Il cross verso Sanabria, Handanovic! Va Rodriguez, Handanovic! Quindi grazie Handanovic per aver salvato, ha preso 8,5 perché noi facciamo, contiamo il clean sheet del portiere che è più uno se non sbaglio. E poi sempre la stessa partita dell'Inter, Barella ha fatto l'assist all'89esimo per Brozovic e quindi si merita un bel 7. Poi succede questo. Alta, la mette fuori Ferrari, ma sul petto di Leao. Prova a liberarsi per il destro. Morbido cross, De Ketelaere! La prima firma italiana! E io ero veramente contentissimo, speravo in un suo gol, però poi possibile posizione di offside. C'è. E allora si riparte dall'1-0. Hanno annullato, quindi niente, purtroppo lui niente, si è preso questo voto qui, e vabbè. Poi, però, c'è un altro centrocampista come titolare che non avevo messo la scorsa giornata, per errore, Pereira. Feo ispira in area, Pereira si muove ancora da Deulofeu, cross forte per la testa! 2 minuti di recupero. Samardžić non crossa, Samardžić ce l'ha sul destro. E fa lo stesso! Due assist che fanno prendere a lui 9 e a me avvicinano sempre di più alla vittoria perché il mio avversario sta facendo malissimo. Solo che poi è successo questo. Mitro per Giroud, chiude il triangolo, Giroud, De Ketelaere, ancora Leao, arriva Messias! Milan in vantaggio! Ha segnato Messias. Doveva segnare De Ketelaere, ha segnato Messias. E quindi lui fa un gol, purtroppo.
Quindi niente, sono un po'. È una situazione un po' brutta perché giocano Lazio e Verona. Quindi, anzi, scusate, gioca il Sassuolo e Pinamonti non segna. Come l'altro giocatore che avevo messo, perché il mio avversario aveva Provedel, quindi ho detto, vabbè, metto lasagna, così almeno è doppio dolore se segna dalla lasagna, figuriamoci, lasagna non segna, e quindi Pinamonti lasagna a secco. Mi rimaneva un attaccante, Immobile. E Immobile cosa fa? Cosa fa Immobile? La chiama Immobile. Milinkovic-Savic con il cross che passa! Lì c'è Ciro Immobile! Immobile segna. E quindi facciamo anche noi un gol. Attenzione, perché a lui, al mio avversario, mancava un attaccante. Era Vlahovic contro la Salernitana. Io proprio avevo un orecchio verso Juve Salernitana perché il gol di Vlahovic era abbastanza quotato, però, non è successo. E quindi, vittoria per 2-1, ecco il risultato, 2-1 contro la capolista, anche se siamo solo alla prima giornata. Quindi sono state 2 giornate, faccio vedere la classifica qua. Bene, bene, non è che dovevamo vincere dopo un 5-0 troppo pesante. Abbiamo vinto di poco 2-1, corto muso come insegna il buon Allegri. E la prossima partita sarà contro un avversario tosto. Vabbè, giocheremo contro questa squadra qui e vedremo un po' come andrà. Anche ai miei stessi punti, magari faccio vedere la classifica. I miei stessi punti e niente, speriamo di portarla a casa la seconda consecutiva. Saluti.